Direi che possiamo iniziare. Abbiamo fatto il classico ritardo che ci vuole ogni volta in Italia, perché partire in orario sembrava non adatto. Bene, benvenuti a questo Fab Camp. Questo evento nasce un po' per il fatto che sono quasi 9 mesi che in questo luogo esiste un Fab Lab, che è nato perché un giorno di dicembre dell'anno scorso io ho ricevuto una telefonata di quelle un po' surreali che mi fa ogni tanto Riccardo Luna, per dirmi: ma ci sarebbe sta mostra qui, no? E io mi sono preso in carico di fare la parte sul lavoro. Che cosa ci mettiamo nella parte sul lavoro della mostra sul futuro? E a parte le cose un po' inquietanti che mi sono venute in mente sul futuro del lavoro, ho pensato: cerchiamo di fare una cosa positiva. E ci è venuta in mente questa idea di fare un Fab Lab, perché insomma io, girando un po' in giro per il mondo con Arduino, vedo questo mondo della digital fabrication che sta crescendo un po' da tutte le parti del mondo. Poi abbiamo anche gente che usa le nostre schede Arduino per fare macchine che fabbricano, per cui in qualche maniera era un fenomeno che c'era, si stava stabilendo ovunque. Siamo andati a vedere la lista dei Fab Lab mondiali e partiva con Afghanistan, ma l'Italia non c'era, per cui ho detto: però cominciamo bene. Poi diciamo, allora lì è partito questo processo, per cui insomma, grazie al Comitato Italia 150, Riccardo, poi tutta una serie di persone che fanno funzionare queste cose che voi non vedete, non ci sono. Per cui, come per esempio adesso, c'è questa signora che si chiama Paola Zini che ci ha aiutato, poi adesso c'è Sara e Emanuele che hanno fatto un sacco di lavoro dietro le quinte, adesso l'elenco è un po' lungo. Siamo arrivati al punto che poi un giorno si è aperto questo oggetto qui, che è stato particolare perché siamo riusciti in qualche maniera in questi mesi, grazie poi ai ragazzi che conoscerete dopo, a Enrico e agli altri, a creare una cosa che per questi mesi ha funzionato a Torino, ha creato comunque una comunità, ha fatto corsi, ha insegnato a usare questo tipo di macchine qui, ha coinvolto studenti di vario tipo. Per cui è un'esperienza, secondo me, molto positiva. Adesso fra 20 giorni questa mostra più o meno chiude, per cui in qualche maniera era bello forse discutere di quello che è stato fatto qui e in qualche maniera vedere, insomma, capire meglio come funziona il mondo della fabbricazione digitale. E per questo abbiamo un ospite, Massimo Menichinetti, che abbiamo reimportato dalla Finlandia, perché appunto oltre a esportare esportiamo anche gli esperti di digital fabrication, di open design, e che ci spiegherà un po' come funziona in questo momento, com'è la situazione della fabbricazione digitale in qualche maniera in giro per il mondo. Poi Enrico vi parlerà un po' di cosa è stato fatto in questo posto e poi oggi pomeriggio cerchiamo di discutere un attimo di cosa ci sono, di cosa si può portare avanti di questa esperienza. Noi abbiamo un paio di idee su come questa cosa può essere portata avanti, insomma vogliamo discuterne un po' con una comunità che magari è interessata a questi temi. Per cui io tendenzialmente mi fermerei qui. Magari questo è il primo evento, la ridotta di un evento più grande che ci piacerebbe organizzare, che invece di chiamarlo Fab Camp Torino riprenderemo un'idea che aveva avuto Massimo un po' di tempo fa per fare il Fab Camp Italia, per guardarlo in maniera un pochino più ampia. Però intanto oggi cominciamo e discutiamo, perché adesso io lascerei la parola a Massimo Menichinetti, vieni, che farà la sua presentazione. Magari dopo che lui ha finito la presentazione io lascerei 5-10 minuti alla gente che vuole farti delle domande, ok?
poi alla fine di tutte le presentazioni ci sarà un altro 10 minuti per fare domande in generale, prima che poi si va verso il pranzo. Nel pomeriggio sono delle attività che non sono così, ma sono basate sul fatto che gruppi di persone si possono mettere a discutere di cosa pensano, che si possa fare, se hanno delle idee, insomma. Ok, va bene, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Allora, vorrei soltanto fare un ampio percorso su quello che sia la digital fabrication, senza andare a fondo nelle tecnologie, per capire più o meno cosa si intende e che cosa significa mettere in piedi un Fab Lab e le influenze che possa avere un Fab Lab, eccetera. Innanzitutto vi chiedo scusa perché nel cambiare da un formato all'altro si è perso il colore del link, quindi quello che vedete che è al primo piano è molto visibile, in realtà dovrebbe essere più scuro. In realtà non mi dovete segnare i link perché poi stasera o domani metterò la presentazione online e quindi potete ritrovare tutti i link. E la presentazione sarà su slideshare.net/openpeer-design, quindi non potete ricontrare tutte le informazioni successivamente. Quindi partiamo proprio su cosa sia la digital fabrication e poi il Fab Lab. Allora, innanzitutto, questo tema di cui parliamo è un tema che è nato fondamentalmente nella mentira, ma proprio tratta di come il link possa interagire con gli altri, quindi cioè come l'informazione possa interagire con la materia. Va bene, intanto vado avanti. Qual è la differenza? Ovviamente da un lato va molto più in profondità, è molto, si vede anche più difficile, molto più complessa l'interazione, ma ovviamente porta anche dei vantaggi e delle prospettive molto più avanzate. Ad esempio, un esempio che poi spero di riuscire a mostrare con la presentazione. Ok? Questo qua, questo è un prototipo fatto nel Fab Lab di Amsterdam, è un altoparlante ricamato su un tessuto, quindi fatto anche proprio del filo. Quindi che è successo? Che per costruirlo si è partita dall'informazione digitale, è stata poi ricamata, quindi prodotta in un prodotto fisico, e praticamente questa materia, questi atomi in realtà emettono un suono, quindi emettono un'altra informazione. Quindi è molto più interessante capire che Fab Lab proprio lavori su questa prospettiva piuttosto che ok, è un laboratorio dove posso fare cose facilmente spendendo poco. Secondo Gershwin tutto questo passaggio, questa evoluzione avrà quattro fasi. La prima, che è già avvenuta negli anni 50, vedete questo patente del questo brevetto degli anni del 52-58, è collegare le macchine al computer. E quindi insomma le macchine di manufattura sono controllate via computer, quindi digitalmente, con molto più controllo, ed è qualcosa che infatti ormai avviene ovunque, cioè in qualsiasi piccola impresa in Italia ci sono macchine a controllo numerico. E anzi, se voi andate sia in Finlandia che a Parigi, le macchine a controllo numerico che trovate all'università sono prodotte in Italia. La seconda fase dell'evoluzione è avere macchine che in realtà siano in grado di costruire e riprodurre altre macchine. E ci siamo quasi, perché se vedete la REPR, che è una stampante open source, open hardware, ma che è in grado di riprodurre se stessa idealmente da alcune parti, poi ovviamente bisogna intervenire, siamo già in questa direzione. Poi ci sono altre due fasi che ovviamente verranno più in futuro. Okay. Altro l'inizio comunque. La terza fase, praticamente, secondo la CNN, praticamente produrremo oggetti con dei materiali che in realtà sono come dei mattoncini Lego, in cui in realtà hanno già delle informazioni contenute ed è molto più facile costruire perché è molto facile collegarli fra di loro e farli interagire fra di loro. Quindi proprio l'esempio di Gershwin sono i mattoncini Lego, ogni mattoncino Lego ha dei codici al suo interno che permette l'interazione con gli altri mattoncini. E quindi proprio mettere anche le informazioni all'interno della materia. Infine l'ultima fase, quella molto più complessa, che secondo me arriverà fra 20 anni, perché questa di mattoncini Lego arriverà fra 5 anni, in cui in realtà la materia stessa ha già l'informazione e un programma che è in grado di autocostruirsi. E l'esempio che fa Gershwin è quello del ribosoma, che è un organello presente all'interno delle cellule che trasforma l'RNA, quindi l'informazione, all'interno di proteine. E quindi proprio l'idea che in realtà in futuro, invece che avere magari la stampante 3D, avremo delle macchine che in realtà hanno del materiale che sa già come si deve autocostruire. Quindi ovviamente questa è fantascienza per il momento, perché arriverà fra anni,
arriverà Frani già soltanto in fase di ricerca, quindi prima che arrivi in, al livello diciamo, quotidiano ci vorrà, però è un futuro perché anche IDEO, che è la più grande impresa di design, consulenza di design, ci sta pensando, loro stanno pensando a come utilizzare i batteri per costruire dei prodotti. Questo è un esempio, ancora un concetto, ma in realtà stiamo andando in questa direzione. Ci sono anche ricercatori che stanno ad incredire i organi umani, ovviamente questo è un altro tema, si aprirebbe un altro mondo, ma in realtà stiamo proprio partendo da qui e arrivando in quella direzione. Quindi in realtà quello che abbiamo ora, soprattutto nei Fab Lab, sono queste tecnologie. Sono molto più economiche e soprattutto funzionano, sono ancora tanto sperimentali. Da taglio al laser, prese controllo numerico di differenti dimensioni, taglio controllo numerico di vinile, scansione 3D, stampa 3D, macchine di cucito e ricamo digitali, quindi qui possiamo far interagire con file digitali, e ora di Arduino. E ovviamente infatti l'importanza di Arduino nei Fab Lab è proprio questa, far interagire la materia e l'informazione. E la cosa importante è che tutte queste tecnologie presenti nei Fab Lab non sono le più avanzate, cioè sicuramente se andate a prendere una stampante 3D da 200.000 euro potete stampare anche fino a 15 materiali diversi. L'importante è che praticamente tutti questi spazi sono molto più democratici, nel senso che è molto più accessibile alle persone, dato che sono molto più economici. Questo è un esempio che in realtà non esiste ancora, una stampante 3D su cui stanno lavorando in Irlanda, in realtà loro la vogliono fare per il mercato per i bambini. I produttori si immaginano che in futuro un bambino a Natale, invece di chiedere un giocattolo, si chiederà la stampante 3D e si stampa un giocattolo. Però questo per farvi capire in realtà quanto l'importanza non sia tanto nella qualità dell'oggetto in cui si tiene, quanto proprio nelle dinamiche che possono tenere con le persone. In realtà ormai negli ultimi 2 anni è famoso anche in questo mondo, perché ha avuto una copertina sia su Wired negli Stati Uniti che anche su Economist. Quindi arrivando poi al Fab Lab, cosa vuol dire? Che noi queste tecnologie le applichiamo nel Fab Lab, non solo sperimentandole, ma soprattutto avendo dei legami collaborativi e di condivisioni con le varie persone. Come tra l'altro ci sono i Fab Lab che stanno in tantissimi paesi, fino all'Afghanistan, ho una foto, e molte volte fanno parte di un ente, tipo una scuola soprattutto, oppure una fondazione, e a volte sono autonomi, quindi è anche molto variegato il panorama. Le caratteristiche in realtà che lo definiscono sono ancora molto poche, sono varie, quindi c'è ancora molto spazio di manovra. Come dice, bisogna garantire un accesso al pubblico, anche se non tutti i giorni della settimana. Bisogna sottoscrivere la Fab Charter, che è una sorta di carta dei motivi, dei principi dei Fab Lab, che vedremo dopo. Condividere lo stesso tipo di strumenti, processi con tutti i vari Fab Lab, perché se io idealmente produco un oggetto qui dovrei essere in grado di farlo anche in India o in Norvegia, altrimenti non possiamo collaborare. E quindi partecipare a tutta questa rete dei Fab Lab. L'ho messo la Fab Charter non tanto per stare a spiegarla tutta, ma per capire che è talmente corta che sta in una slide. Quindi in realtà non è che implichi grandissime cose, ovviamente. L'importante è capire che ovviamente tutto avviene in maniera collaborativa, la parte educazione, che normalmente le informazioni relative ai progetti devono essere condivise e che si possa anche fare del business. L'importante ovviamente è che non si venga contro ai principi della facciata. E ovviamente questa facciata deve essere visibile a tutti, per cui ad esempio la tavola avanzata è stata riprodotta digitalmente e applicata sulla porta. Ogni anno poi, nel mese di agosto, c'è la riunione annuale, quest'anno è stata la 7ª, a Lima in Perù, in cui tutte le Fab Lab del mondo si incontrano. L'anno prossimo sarà a Wellington in Nuova Zelanda e tra 2 anni sarà in Giappone. Poi c'è anche un programma accademico, sia a livello più lungo di master che per di corsi, chiamato Fab Academy, in cui proprio tutti i vari reti della nuova, i nodi della rete partecipano, in cui è possibile seguire i corsi a Barcellona, piuttosto che a Amsterdam, tutti in videoconferenza. E c'è anche una nuova associazione, che è proprio l'associazione nazionale di Fab Lab, che si prefigge di dare un pochino più di forma a insomma, come si organizzano questo Fab Lab, che finora è stata proprio una fase di esperimento. E oggi tra l'altro abbiamo come ospite un membro dell'associazione, Peter Trostler, come sorpresa. Grazie al segretario, quindi grazie Peter per essere qui. Poi vari esempi. Un esempio è quello dell'Amsterdam, e lo metto proprio per capire che in realtà questo un Fab Lab non è che per forza deve essere un centro di tecnologia, ma in realtà sta in centro in un piccolo castello. Ovviamente non occupa tutto il castello, ma voi avete le stampanti, avete le macchine laser, le prese controllo numeriche, gli affreschi sul soffitto, e quindi comunque tutto fatto con un certo rispetto.
In realtà l'Olanda l'ho messa anche perché è il paese con cui parlavo, ce ne sono tipo 6 o 7 in tutto il Benelux, sono una decina, per cui ci sono anche, c'è anche persone che pur avendo un altro fablava o che si sono fatti il fablava in casa, e quindi questo è un esempio. Ci sono anche 3 fablava che sono mobile fablava, sono dentro il camion, uno negli Stati Uniti, uno in Olanda e uno in Sudafrica. Non hanno tutte le marche, non hanno stampate 3D, però comunque funzionano bene. Questa è la fablava, bisogna vedere anche fino a che livello si può arrivare. C'è un esempio interessante in Francia, perché ci sono pochi fablava che in Francia, potrebbe essere un esempio interessante per l'Italia. E c'è questa agenzia di think tank per l'economia digitale che si chiama Fing, che in realtà ha pensato, invece di mettere in pratica e sviluppare se stessa tutti i fablava per la Francia, ok, cerchiamo di capire un formato che possa essere comune per tutte le varie città della Francia, lo pacchettizziamo in francese, e tutte le informazioni online sono in inglese, e lo distribuiamo. Quindi in realtà loro stanno facendo proprio un'opera di facilitazione all'emergere dei vari fablava in giro per la Francia. Poi un caso che vorrei invece vedere un pochino meglio è che il fablava di Barcellona, perché anche quello è molto probabilmente più sviluppato o più interessante. In realtà fa parte dell'Istituto per l'Architettura Avanzata della Catalogna, quindi è molto più focalizzato sull'architettura, sull'architettura generativa, anche urbanistica, informazione e architettura. Quindi ad esempio loro hanno progettato e costruito questa Fablab House, cioè una casa tutta l'energia solare, tutta costruita come Fablab, come prototipo ma in realtà come linea di sviluppo. In realtà è importante capire questa focus sull'architettura perché in realtà si vede l'importanza del contesto. Perché se andiamo a vedere tutti i vari Fab Lab, sì, hanno più o meno le stesse macchine, però risentono molto proprio della città o del posto in cui risiedono. Per cui a Barcellona ha molto senso che il Fab Lab si occupi di architettura generativa, che è diciamo, l'evoluzione successiva dell'architettura organica di Antoni Modi. E quindi c'è proprio, si vede questa potenza qua del contesto locale di influenza. Però in realtà adesso c'è il Fab Lab loro, c'è un molto piccolo museo del design al centro, e in realtà stanno costruendo un altro Fab Lab, che è chiamato Green Fab Lab, sulle montagne del nord di Barcellona, potete vedere il cerchio rosso dove si troverà, che praticamente hanno avuto finanziamenti dal governo spagnolo per quasi 2 milioni di euro, hanno preso una vecchia monastero cascina di secoli fa e lo stanno tutto ricostruendo per studiare come fablab possono interagire sia con le contesti più naturali, più urbani, e anche come utilizzare tutte le tecnologie sostenibili e i materiali locali per. In realtà adesso hanno come piano nella città di creare molti Fab Lab e creare addirittura in futuro uno in qualche quartiere, proprio per cercare di cambiare anche l'economia della città, dall'economia delle grandi eventi, alla speculazione immobiliare, a un'economia in cui tutti i cittadini possono avere un ruolo molto più attivo. In realtà probabilmente ne apriranno 2 verso l'estate prossima, si aspettano, poi vedremo insomma nel futuro, però in realtà anche la persona che vedete che lo sta presentando è sia membro dell'IAC ma anche fa parte della. Quindi insomma questa è una cosa ufficiale, non è speculazione. In realtà per esempio il Comune, comune l'area metropolitana di Barcellona, ha anche ad esempio un centro in cui si aiutano tutti i vari cittadini a modificare e riparare i prodotti esistenti, specificatamente per 2 motivi. Uno, per evitare l'eccessivo consumismo, quindi per ragione di sostenibilità, e l'altro perché in un momento di crisi fa risparmiare le persone. Questo non è collegato al Fablab, però capire che ci sono già anche altre possibili interazioni già nella città presenti. Tornando al tema generale del Fablab, il brand non ha un trademark, cioè il logo può essere usato liberamente, proprio perché l'idea di questi Fablab è che possano essere organizzati liberamente, in maniera open source, cioè chiunque può organizzare un Fablab e per colpire, cioè interagendo con i brand. Perché in realtà quando è nato il primo Fablab l'idea non era che si chiama rete mondiale, ma si è visto che col tempo c'è stata questa esigenza di costruire una rete mondiale e quindi partendo dal 2001, nel 2002 negli Stati Uniti, poi siamo passati anche in Costa Rica, Ghana, Norvegia, India, eccetera, eccetera. Però questo tema del brand mi porta anche a una riflessione, un altro esempio interessante, no? Se è possibile legare magari un Fablab brand, perché c'è un caso molto interessante, visto che non so se riconoscete questa. In realtà non è un brand, è la forma, ma in realtà il brand è molto legato alla forma, è Absolut Vodka. Perché vi porto come esempio? Perché dopo 30 anni di campagna Absolut Vodka in cui si utilizzava la forma della bottiglia come proprio brand, hanno deciso di cambiare, basta, dopo 30 anni cambiamo. Però probabilmente la percezione dei clienti, del mercato cambierà e quindi insomma Absolut Vodka in Spagna è andata un'agenzia e ha chiesto che
facciamo qualcosa per migliorare la nostra percezione nei confronti del mercato, no? Per migliorare la percezione del brand con un brand creativo. E quindi la scienza è ok, costruiamo un Fab Lab. Quindi ho costruito un Fab Lab di 7 piani nel centro di Madrid un anno fa. Purtroppo questo è lo status attuale, perché la cosa è stata gestita molto male, tra l'altro non da solo può capare. Quindi in realtà è possibile anche aprire un Fab Lab, che ne so, con Ikea o Brico o le robe all'end, anzi in realtà in Francia pare che la catena attorno a Brico si stia interessando a questo mondo. Però ovviamente la cosa deve essere organizzata bene anche quando ci sono i soldi, non solo quando non ci sono. Poi brevemente, esistono anche i soldi Fab Lab, in realtà no. In realtà potete anche o comprare la stampante da 1000 euro a 2000 euro e farvela a casa, oppure potete usare servizi online come Bonoco. Con Bonoco potete sia stampare in 3D che fare la laser cutting, che mettere anche i prodotti dei componenti elettronici. E per esempio Nuova Zelanda adesso si è espanso avendo anche vari modi locali. Similmente c'è Shapeways, che è partito dalla Philips in Olanda, ora è indipendente. Shapeways è più legato alla stampa 3D. In realtà lo stanziano molto, perché per esempio attraverso Shapeways è possibile stampare 3D anche in argento, in acciaio, in vetro, in vari materiali. E adesso si stanno spostando anche negli Stati Uniti. Poi c'è anche tutta la rete dei vari hackerspace o makerspace, che ovviamente sono molto più, se volete, basati su comunità e soprattutto su più serie hacking piuttosto che su fabbricazione digitale, e normalmente non hanno meno risorse e quindi anche il numero di tecnologie inferiore. Più legato al mondo della moda ci sono molti posti che si sono nominati Silk Fair, perché in realtà non sono tanto macchine cucite, però sono posti in cui collaborare e progettare assieme. Poi c'è tutta la catena dei tech shop. In realtà i tech shop non sono una rete open source, ma sono proprio un'impresa, un brand, che è nato dalla Bay Area in California, si sta espandendo negli Stati Uniti, che probabilmente ha più tecnologie molto più avanzate, però anche il lato di condivisione e collaborazione è molto minore rispetto. Poi ci sono iniziative in cui si cerca di mettere a rete tutte le varie founder del mondo, i vari makers del mondo, come questa 100,000 Energies negli Stati Uniti. Poi volevo portare questo esempio di Seoul, perché in realtà a Seoul non c'è nessun Fab Lab. Io sono stato a Seoul 2 anni fa per tenere un workshop di Open Design, non c'è nessun Fab Lab, però in realtà c'è tutto un numero di piccoli produttori che, se tu mandi un file digitale, in 24 ore ti arriva anche uno o due prodotti, quindi in piccola scala, che arrivano direttamente spediti a un basso costo. Quindi potete dire, ok, questa funzione qua, in realtà tutte le persone con cui parlate in Italia, se si va a un'azienda e si chiede, ok, potete stamparmi questo, non viene preso in considerazione proprio perché non ha una scala sufficiente. Quindi in realtà, ad esempio, se uno non c'ha bisogno magari di un Fab Lab, perché tutte le tecnologie sono disponibili, passano spazio per cui vuole in qualsiasi. Però questo è interessante come strategia anche per l'Italia, perché ormai le macchine a controllo numerico in Italia sono veramente ovunque e quindi potrebbe essere una strategia possibile. Per finire c'è anche la rete dei Living Labs. I Living Labs non sono centrati sul tema della pubblicazione digitale, ma sono centrati sul tema di sviluppare prodotti e servizi assieme all'utente. Quindi si parla di co-creazione e co-design. Quindi se magari non fanno direttamente pubblicazione digitale, in realtà le dinamiche sono quelle. E quindi un Fab Lab potrebbe entrare a far parte di questa rete attuale, di questa rete che, come vedete, è già molto ben sviluppata. Cosa serve un Fab Lab? Ok, uno spazio per fare quello che fai da te, il do it yourself, per modificare prodotti esistenti. Questo è un blog che Hackers in realtà ha avuto successo, perché ci sono state anche delle limitazioni del blog stesso, delle copie, delle versioni pirata di un blog che è pirata, ma non Ikea. Però in realtà, se fate caso, è molto relazionato anche con quello spazio di Barcellona per modificare i prodotti esistenti di quelli. Se volete fare del design e architettura generativa, computazionale, ovviamente queste tecnologie sono quasi indispensabili. Quindi questo ad esempio è l'Aerosystem negli Stati Uniti, che producono gioielli e prodotti per la casa generativi, per forza hanno bisogno di queste tecnologie. Se volete fare della mass customization, quindi se un'impresa vuole avere dei prodotti che sono customizzati dal cliente, uno spazio di Fab Lab aiuta notevolmente. Si possono anche tenere i concorsi di Open Design. Unlimited Design Contest è un concorso che è nato in Olanda, ma si è spostato anche in Belgio, in Germania, quest'anno è stato fatto in Francia, mi pare che ci siano in discussione per tenerlo anche in Austria e in Brasile. Ovviamente tutti i prodotti devono essere open e devono essere possibilmente riproducibili in Fab Lab.
Quindi in realtà poi non si possono fare soltanto i concorsi di progetti che possono essere di open design, in realtà si possono anche sviluppare. Questo prodotto qua, che si chiama OpenMoco, in realtà non è stato prodotto in FabLab, però per esempio è molto importante, è stato il primo prodotto che è stato completamente open. Cioè la software era open, l'audio era open e anche il design era open. Quindi potete anche scaricare tutto quanto, rimodificare tutto quanto, anche la forma e rifatto. È stato purtroppo pioniere, quindi non ha avuto molto successo, però non è stato l'unico caso. Se pensate ad esempio a Bug Labs, che è un'azienda che negli Stati Uniti crea tutta questa serie di piccoli device che possono essere uniti fra loro. Ogni device ha un suo funzionamento, quindi ha un device che si collega a internet, un altro che scatta una foto, un altro che ha un sensore di movimento, quindi se voi li unite avete praticamente un allarme antifurto, cioè appena qualcuno si muove di fronte al sensore scatta una foto e la manda via internet. In realtà anche in questa azienda tutto è completamente open, sia il software che l'hardware che il design. Loro hanno avuto più successo perché hanno dei ricavi di $1 milione. Talmente tanto che adesso a settembre hanno annunciato una partnership con Ford. Ford praticamente metterà questi device nelle macchine, per cui se volete modificare le funzioni della vostra macchina potete farlo. Quindi è un modo per voi per poter avere un prodotto più simile alle vostre esigenze, ma anche per Ford per capire cosa vogliono gli utenti, quindi modificare anche l'offerta. In realtà per questa cosa di open design sta diventando anche abbastanza famosa, non completamente famosa, non totalmente mai di successo, però abbastanza famosa. Sono vari casi, uno è questo è un romanzo, è open source, quindi potete scaricarlo, è di Cory Doctorow, si chiama Makers, e che in realtà parla proprio di un gruppo di makers open designer, e quindi lo prende anche tanto dal punto di vista economico, come potrebbe svilupparsi. Quindi in realtà se abbiamo uno scrittore che già scrive un romanzo su questi temi, insomma questi temi stanno già entrando anche nell'immaginario collettivo. Un altro caso interessante è dall'Olanda, abbiamo questo libro Open Design Now, che prende traccia un po' lo stato dell'open design attuale. Secondo me la cosa più importante è che tra le varie enti che stanno dietro questo libro c'è anche Prensela, che è praticamente l'associazione del design olandese. Quindi se anche l'ente del design olandese spinge per l'open design, insomma questa è una cosa più da underground, da pazzi hacker, eccetera. E l'altra cosa è il group design è probabilmente insomma, l'impresa più importante nell'ambito del design concettuale. E adesso hanno presentato ad aprile un nuovo programma basato sul fabbing e sull'open design, che inizialmente è chiamato Design for the World e stanno sviluppando per lanciarlo, insomma, dovrebbero lanciare questo. Però insomma, se anche queste grandi imprese, proprio oltre legate alla figura del designer come genio, come artista, si stanno approcciando a questi temi, vuol dire che anche i tempi sono maturi. Altro esempio, Instructables, che ovviamente è la prima o una delle migliori comunità di open design. Prima di quest'estate, all'inizio di quest'estate, è stata comprata da Autodesk, che è l'impresa dietro ormai tutti i software di modellazione 3D o di progettazione. Quindi se anche una grande impresa si interessa a queste cose, non è più un fenomeno marginale. La stessa Autodesk sta sviluppando un programma gratis per poter modellare 3D in maniera molto facile, quindi concretizzato, e l'output di questo programma è direttamente formattato per fare fabbricazione digitale, sia con servizi online che localmente. Quindi ormai abbiamo anche proprio i grandi player di questo ambito che si stanno lanciando in questo momento. Quindi perché poi aprire un FabLab? In realtà perché comunque anche per tutti i designer possono cominciare a autoprodursi. Perché questo prodotto non è nato in un FabLab, ma è molto interessante, è nato su Kickstarter, una piattaforma di crowdfunding, dove quindi le persone possono trovare direttamente con i possibili utenti in futuro dei finanziamenti, con a cambio differenti proposte. È praticamente un prodotto molto semplice, è un cinturino per poter attaccare un iPod nano, molto semplice, talmente semplice e talmente di successo che praticamente ha ricevuto quasi $1 milione da tutti gli utenti perché era molto richiesto, talmente richiesto che adesso l'ho trovato anche sulla posta. Cosa vuol dire? Che ovviamente se avete degli spazi per poter sviluppare questi prodotti si può anche cominciare ad avere una piattaforma per partire in questa direzione. Poi c'è ovviamente il tema che tutta la produzione con filiere produttive globali ha anche un impatto sulla sostenibilità molto importante e molto pesante. Questo ad esempio è la visualizzazione della filiera di un laptop, di un computer portatile. Magari non necessariamente con un FabLab riusciamo a produrre tutto, però possiamo ridurre tutte queste filiere e rilocalizzare anche le produzioni. Cioè, ora per esempio negli Stati Uniti c'è molta fiducia in queste tecnologie per poter portare parte almeno della manifattura dalla Cina e quindi avere un problema. Ovviamente è un tema ancora da studiare, però c'è questa possibilità. Poi per chi vuole fare innovazione è molto interessante.
interessante lavorare con gli utenti. Questo ovviamente è il mio momento preferito di ogni presentazione, trovo sempre il metodo di metterle dentro queste slide, perché vedere un po' la differenza di come avviene lo sviluppo di un prodotto e quindi anche l'innovazione in un tipico processo chiuso, proprietario e poi l'open source. Il caso di Microsoft, perché ho trovato il grafico di Microsoft, non perché voglio parlare male di Microsoft. Però vedete che col passare del tempo, anzi da due differenti proposte, stiamo arrivando a averci solo una. Piccole modifiche, però insomma, col passare degli anni, invece che produrre più alternative, si sta producendo. E questo è quello che accade con Linux. Cioè, da un progetto solo se ne possono avere molti altri. Questo significa che se voi avete un Fab Lab in una città e queste città e i progetti sono open, vuol dire che magari molte più persone possono sviluppare un proprio business partendo da altri, oppure possono migliorare questo business. Non vuol dire che tutte queste persone, ovviamente tutti questi progetti sono di grande successo, ma le opportunità ci sono. Per farvi vedere una cosa, che se vedete l'anno 2007, perché dopo il 2007 il grafico è diventato talmente grande che mi ci vorrebbero tre schermi sotto per poterlo mostrare, quindi continuo a usare questa. Mi dicevo che è molta opportunità di creare molti business, quindi se vedete ad esempio cosa mi sta funzionando nel mercato dell'open hardware, in realtà esiste un mercato, è anche in crescita ed è anche molto grande. Insomma, si è visto, Filippo Torrone e Marfè hanno fatto una ricerca nel 2010, nel 2009 ci sono almeno 13 imprese negli Stati Uniti, che giro per il mondo, per Arduino, che hanno almeno $1 milioni di ricavo, per un totale, penso sono molto più sui $50 milioni, e suppongono, insomma, ipotizzano che entro il 2015 si arrivi dietro a $1 miliardo. Quindi siete sono tutti pieni su $1 milione, a parte una che sparfano, in realtà è $12 milioni. Qual era questo del 2009? Perché in realtà, cioè, già nel 2010 erano quasi $20 milioni e ora si aspettano di arrivare a 30-50. Sparkfun è un negozio online di componenti elettronici, quindi serve per fare, per sviluppare progetti open, non necessariamente è completamente open, però è anche un modo di approcciarsi ai clienti molto peer-to-peer, molto basato su comunità, e quindi dimostra che comunque questo è un mercato che stia aprendo con queste cifre. La stessa cosa sta succedendo nel mondo dell'artigianato o della moda con Etsy, quella piattaforma dove ogni designer può mettere in mente i propri prodotti, perché anche Etsy ha avuto una crescita notevole, fino a superare, anzi, $300 milioni di ricavo, con più di 8 milioni di utenti. Per quanto riguarda il fabbing, qual è il mercato? Tanto per la stampa 3D è esplosa, direi, perché ha avuto una crescita del 24%. E si aspetta anche per vari anni di avere una crescita a 2 cifre, quindi passando un di miliardi. Poi ci sono due esempi che secondo me sono interessanti: uno è la Micro, degli stampanti che vedete lì, che ovviamente è open hardware, e loro sono partiti dalla Repra, tra l'altro avendo anche finanziamenti da professori dietro la Repra, che era un business ormai sostenibile, quindi non sono in perdita, sono in guadagno, e hanno appena ricevuto quest'estate da venture capital dei finanziamenti per $10 milioni. E poi se invece non è ancora completamente sostenibile, perché in realtà loro hanno guadagnato €244 milioni l'anno scorso e ne hanno persi €1.400.000, quindi sono in perdita. In realtà hanno avuto l'anno fa €5 milioni di finanziamento della venture capital per espandere la partita. Quindi al momento cosa succede? Che è molto più sviluppato l'interesse del mercato a poter produrre delle persone direttamente, lavorare, sperimentare, che avere il prodotto di altissima qualità, avere la stampa in acciaio o in argento. Però comunque è un mercato in cui c'è molto interesse e stanno cominciando anche le venture capital a interessarsi. Un altro caso molto interessante è dato da 3D Systems, che probabilmente è anche l'impresa più importante della stampa 3D, probabilmente anche perché sta comprando a destra manca tutte le imprese possibili. Questa primavera ha comprato Freedom of Creation, che è un'impresa di design in cui praticamente producono con stampa 3D degli oggetti generativi. L'ha comprata, non si sa per quanto, ma l'ha comprata e adesso praticamente non sappiamo ancora quando, ma almeno il presidente di Freedom Creation afferma ovunque che in futuro tutti i prodotti di Freedom Creation saranno open design. Perché 3D System quindi ha comprato Freedom Creation? Perché in realtà quando tu comprerai la stampante da 3D System avrai già il materiale da stampare. Quindi è una mossa per poter vendere il materiale, questo vuol dire che ormai il problema non è tanto di non far avere un open design delle persone, quanto facilitare le persone a poterlo costruire. La stessa 3D Systems si è comprata Libre. La Libre è un software di modellazione. Quindi cosa vuol dire? Che se da un lato stanno cercando di passare verso i designer professionisti,
con Freedom of Creation, d'altro voglio cercare di arrivare effettivamente agli utenti che vogliono progettare qualcosa e quindi facilitare con tutta un'offerta completa le persone. In realtà questa questione, diciamo, è molto importante, che l'idea comune è che utente semplice noi no. In realtà, se voi vedete, che so, uno skateboard, una mountain bike e molti altri prodotti così, sono stati prodotti da degli utenti, da delle comunità di appassionati, non da dei professionisti, da delle imprese. Se volete un riferimento, che poi lo posto anche qui, è Rico Nippel, che ovviamente sta studiando da ormai da più di 20 anni questo tema. E mentre prima sapevamo che ci sono alcune comunità di utenti molto avanzate, nelle ultime ricerche si scopre che in realtà tutti gli utenti innovano. Quindi non è soltanto la comunità degli skater che innova. Nippel ha fatto una ricerca nel Regno Unito e ha scoperto che praticamente il 6,2% di tutti i cittadini del Regno Unito fanno delle modifiche ai propri prodotti. Quindi uno si compra una sedia, si compra una stampante, qualcosa e la modifica. Non tutti le condividono ancora, perché non c'è ancora consapevolezza di questo movimento. Però in realtà ci sono molte persone che innovano. Se vi ricordate quante sono le persone del Regno Unito, abbiamo 3 milioni di persone. Ed è stato calcolato che se noi volessimo ovviamente riprodurre lo stesso tipo di innovazione sul numero di prodotti attraverso, diciamo, i classici sistemi di ricerca e sviluppo delle imprese, dovremmo spendere 2,3 volte quello che normalmente già le imprese del Regno Unito spendono. Nippel ha replicato la ricerca sia negli Stati Uniti che in Giappone e ha avuto percentuali molto simili. Avete differenze culturali, perché magari in Giappone in realtà chi fa product hacking sono molto più, sono 90% uomini rispetto alle donne. Però in realtà, insomma, questa è una qualcosa che già esiste, quindi anche per un'impresa è molto più interessante avere uno spazio in cui interagire con le persone e sviluppare prodotti migliori. Ok, quanto costa un farm lab? Secondo le metriche costa sui $50,000, quindi poi dipende dalle macchine. Il farm lab in Ghana è stato fatto con molti meno soldi, con $20,000. Ci sono varie proposte di fare farm lab con strumenti open hardware, ovviamente volete magari un po' meno, inferiore, dalle 12.000-5.000 euro. La versione della camera che ti ho visto prima a Utrecht costa 3.000 euro, quindi insomma. Ci sono per tutte le esigenze, se volete, se avete anche un furgoncino che volete trasformare in un bike. La cosa importante è che bisogna fare attenzione al, diciamo, business model, al business plan. Cioè, sono dei costi, non soltanto di comprare le macchine, anche di spazio, di persone addette a gestire tutte le macchine, interagire con, diciamo, i clienti, gli utenti. Questo è un problema molto importante perché la maggior parte dei Fab Lab al momento non ha ancora avuto molto interesse in questa tecnica. Se si vede la maggior parte dei Fab Lab, la maggior parte non sono sostenibili di per sé. In realtà, secondo me, perché sono sempre stati fatti come, diciamo, qualcosa attaccato a un'altra istituzione che lo utilizzava. Quindi magari il Fab Lab Barcellona ha poco interesse al Fab Lab che sia sostenibile, perché in realtà l'istituto di architettura avanzata è sostenibile e quindi ovviamente serve, ma non è che necessariamente una cosa separata. Però ovviamente se vogliamo mettere in piedi un Fab Lab è molto importante se stare anche dal lato business. Ci sono poi due cose che si possono offrire, come diciamo valore verso i clienti. Una è l'accesso alle macchine e tutte le conoscenze relative, allo spazio privato del sistema scolare. E l'altro comunque è offrire anche i servizi proprio legati all'innovazione. Quindi non soltanto ti offrono lo spazio per giocare con la stampante 3D, ma ti offrono lo spazio per sviluppare un prodotto, fare ricerche di mercato, metterlo in produzione, eccetera, eccetera. Quindi ad esempio sono stati trovati anche 4 possibili modelli di business. Uno è il Fab Lab un facilitatore, cioè un Fab Lab che aiuta altri Fab Lab. Ovviamente una cosa, un modello di business che può essere possibile soprattutto in questa fase in grande espansione. Però è un modello che viene molto utilizzato. Fab Lab Barcellona, ad esempio, attraverso dei fondi di ricerca, di cooperazione e sviluppo, aperto Fab Lab Arena. Aperto, tra l'altro, adesso sta collaborando per aprire un Fab Lab a Lione, un accordo. Il Fab Lab Amsterdam per un Fab Lab Suriname, che è una scuola olandese. Quindi in realtà questa capacità, questa possibilità esiste. Poi ovviamente c'è la parte di offrire servizi di educazione, che forse è al momento quella più predominante, attraverso sia piccoli progetti, piccoli programmi che grandi programmi. Un Fab Lab che incuba vari prodotti, quindi io sono un progettista, posso andare al Fab Lab e Fab Lab mi aiuta a sviluppare un prodotto. Oppure anche il Fab Lab, diciamo, a rete, in cui non solo mi aiuta a sviluppare un prodotto, ma mi aiuta anche a produrlo, ma a distribuire in tutte le varie reti di Fab Lab. Quindi poi per concludere, questa è una breve carrellata sui vari casi che si sono già in Italia, perché l'idea di fare il Fab
perché in realtà in Italia sì, non ci sono fab lab, in Italia non c'è una fab lab, in realtà ci sono varie persone che stanno lavorando su questi temi, ovviamente parte di una fab Italia. Quindi una vettore che si è da Milano, che è il lab italiano di Bonobo, in realtà è indipendente perché Bonobo, diciamo, vende il software, vende la rete, ma loro sono indipendenti, quindi stampano in fanno la cercata e oggi si stanno muovendo anche verso la stampa 3D. Poi lì c'è questo esempio di Openware, che in realtà non è soltanto italiano perché è un progetto europeo, ma ha una componente italiana, diciamo un progetto di moda open source. Assieme a Bitcoin Openware hanno creato WeFab, che è nato prima come evento al Salone del Mobile, adesso si sta sviluppando con l'idea di essere possibilmente uno spazio come un fab lab. C'è Plug and Wear che viene da Firenze, è come store, se volete comprare componenti per fare wearable computing, quindi dei vestiti intelligenti o vestiti interattivi. Ma è interessante perché ho scoperto questo negozio a Helsinki tramite un artista della Nuova Zelanda. Poi se vai a vedere in fondo sì, è a Firenze, però in realtà c'è un'attività che è molto importante perché l'artista internazionale che specificamente ti dice vai a comprare qui, però ovviamente nessuno in Italia conosce questa attività. Poi c'è questo che ovviamente è già più famoso, perché è stato pubblicato su varie cose, e questo esperimento fatto da Enrico Dini, di una stampante 3D per l'architettura, quindi stampa in cemento con delle colle organiche, e gli oggetti sono sempre di 3 metri per 3x6 metri, quindi insomma hanno certe dimensioni. E ovviamente è stato fatto sia tra Italia e Londra. Poi a Milano c'è un fab lab in sviluppo, che si chiama Frankenstein Garage. Poi c'è Blobbing, se volete la versione italiana di Etsy, quindi insomma si può lavorare in questa direzione anche in Italia. Codeit, che in realtà non è soltanto in un unico posto, ma è una rete di architetti e designer che si occupa di design architetture generative e digital fabrication, e sta lavorando anche a livello internazionale. Vedete che Milano finalmente ha aperto anche un corso di physical computing quest'anno, e quindi tra l'altro farà anche, insieme tra l'altro anche OpenWare Vectorial, che è un evento il 12 e 13 di novembre. Hackathon dedicato a sviluppare quello che è stato. Ok, sono arrivato alla fine. Un'unica slide per capire cosa posso fare. Alcune idee per capire cosa fare con l'Italia. Innanzitutto perché mettere in piedi di farla, mancano ovviamente. Però secondo me il problema principale è che per sviluppare bisogna avere una cultura legata non solo al fabbing, al computing, ma anche all'ecodesign, quindi costruire qualcosa con gli utenti, con i cittadini qualsiasi. E agli ambienti open, perché in realtà nell'ambito professionale questi fab lab, nell'ambito del design, molte volte vengono non considerati perché la tecnologia non è migliore delle cose, l'utente non può apportare nulla. In realtà questi sono tutti temi che in altri stati, da Stati Uniti, Nord Europa, sono presi in considerazione, e insomma, il business che può guadagnare. Bisogna poi costruire delle reti tra imprese, sono già presenti, l'esempio di Seoul, secondo me è importante, perché magari non ha senso costruire un fab lab ovunque, ma ha senso avere delle reti tra tutti i produttori che hanno macchine a controllo numerico, e poi fare anche ricerca. Io per il momento sono andato all'estero per farla, speriamo di poter ritornare. Vi dico fare ricerca perché molti di questi temi legati al fabbing sono ancora in sviluppo. Quindi anche il fatto che il fabbing sia più sostenibile o meno, sia dal punto ambientale che economico, è una cosa che non ho ancora capita. Se vedete ad esempio Etsy, non tutti i designer che lavorano su Etsy riescono a vivere soltanto di quello che mettono in piedi su Etsy, quindi è ancora da capire come fare in modo che tutti possano guadagnare abbastanza. Poi anche tutti i vari strumenti di processi, insomma, non è un ambito enorme dove si possa lavorare. E poi anche capire, insomma, l'impatto che posso avere, insomma, un fab lab, un fab in una città, in un territorio, sono tutte cose che vanno ancora un po' capite. Cioè, ok, facciamo 10 fab lab a Barcellona, ma c'è bisogno, in che modo, dove farli, sono tutte cose che vanno ancora capite. Quindi insomma sono finito, possiamo partire con le domande. Le proposte. Poi secondo me è molto importante capire però a livello locale però si può spostare piuttosto che un fab lab da 100 metri quadri. La mia idea è che comunque bisogna partire proprio dal contesto, non è che parti, ok, prendo le macchine. Le macchine più o meno le sappiamo, sono quali sono quelle, però se non si capisce che esigenze hanno le persone, in realtà poi non funziona, come poi l'Absolute Lab a Madrid,
non è stato gestito bene, lo spazio aveva 7 piani, non mi ricordo quanti metri quadri, era eccezionale. Poi non, proprio come business in sé non è stato gestito bene. Chiaro. Grazie, complimenti. Ancora volevo chiedere a monte di tutto, qua in Italia, che è un paese dove le cose sono sempre un po' complicate, ci sono delle difficoltà dal punto di vista burocratico e così via ad avere appunto questi spazi in cui comunque viene gente, lavora magari con delle attrezzature in cui può farsi male, o comunque tutte quelle regole che poi vengono a valere in realtà dove accedono molte persone, quando vada magari al di là di una cantina in cui invito gli amici, quello intendo dire, quando comincia ad assumere magari una connotazione più aziendale. Grazie. Sì, qua in Italia insomma è riuscita ad arrivare al momento in cui okay, vediamo le leggi per aprirlo, perché in realtà sono state trovate barriere precedentemente. Però per dire che non so ieri a Helsinki dove sono, stanno aprendo un Fab Lab, sono collaborando con loro, e infatti una delle prime cose è un corso in cui si spiega alle persone come utilizzare il Fab Lab e le misure di sicurezza. Se non fai quel corso non puoi fare altri corsi. Quindi poi sono cose che poi variano anche da paese a paese sicuramente. Però non è un peso che sia il problema principale che c'è ora è proprio, cioè, convincere che sia una possibile iniziativa di interesse. Che poi non è un problema, ovviamente la parte di sicurezza ci vuole. Sì, più che un problema di sicurezza è un problema legislativo. Basta. Più che un problema di sicurezza è proprio un problema legislativo. Sicuramente è un discreto casino, sarà un discreto casino, non è il peggiore. Hai nominato almeno due software di modellazione 3D? Volevo sapere se erano open source e se no, se ce ne sono invece di open source, di liberi. Allora, l'app, questa di Autodesk 1.2.3D no, è gratuita, è ancora in beta ed è solo per Windows. Vabbè, Autodesk poi ovviamente non è open source, ma ci sono sicuramente, soprattutto Blender, che direi, che sta avendo uno sviluppo notevole, che anche io ho utilizzato comunque, e soprattutto mi fa la mia utilità moltissimo. Anzi, addirittura se tu cerchi di stampare in 3D via Shapeways, loro hanno i tutorial che ti spiegano come utilizzare Blender per migliorare la 3D. E lo stesso Bonobo si basa molto su Inkscape, che è open source. Quindi in realtà può essere fatto anche quasi tutto con open source. Normalmente i Fab Lab hanno almeno un computer con Windows perché alcune macchine hanno dei driver che non sono con Windows. Però altrimenti avrebbero tutto open source. Non ci sono problemi da quel punto di vista. Io comunque per anni ho sempre usato solo Ubuntu, solo Linux e designer non è un problema, bisogna capire gli strumenti, non è un problema, sono sviluppati molto. Ma se vuoi spendere due parole sul business model canvas e quello che volevo proporre al pubblico nella pausa? Discutendo così, ma capire come, se vogliamo mettere in piedi un Fab Lab, possiamo prendere l'esempio di Torino, come poterlo mettere in piedi? Il business model canvas in realtà è proprio un formato che ha ormai 2 anni di vita, che è molto semplice per cercare di progettare un business model. Possiamo, normalmente si prende proprio, si scrive su dei post-it e si mettono i post-it nelle varie aree. Posso magari vedere un po' così, magari lo vediamo anche meglio dopo. Comunque, cosa è interessante da capire, che è quasi diviso in due, diciamo, la parte a sinistra e la parte relativa proprio, se volete, all'impresa, cioè come far funzionare l'impresa. In questo caso come far funzionare il Fab Lab, e la parte destra è come ci si relaziona con gli utenti del Fab Lab. La parte sotto in realtà come i costi vengono distribuiti e ripianati. Per cui la cosa centrale per esempio è quella che viene chiamata value proposition, cioè che cosa offriamo? Cioè, offriamo una soluzione a un problema, offriamo un'opportunità, poi ci sono gli utenti all'estrema destra, che viene chiamato customer segment, cioè a chi ci rivolgiamo. Poi c'è, in mezzo c'è customer relationship e channels, cioè che tipo di relazione abbiamo con gli utenti, cioè deve essere service, oppure progettiamo assieme a loro, oppure soltanto gli diamo un progetto finito. E i canali è come li raggiungiamo, cioè
lo spazio fisico è un canale, il mobile fab lab è un altro spazio fisico, avere un sito è un altro canale. Dal lato destro ci sono ovviamente le attività chiave, le risorse chiave e le partnership chiave, cioè dire, se noi dobbiamo fare un collaudo dobbiamo sapere di cosa abbiamo bisogno, come risorse sia fisiche che immateriali, che cosa facciamo. Quindi una cosa se offriamo ad esempio un servizio di innovazione, un servizio che ne so, di ricerca di mercato, eccetera, oppure meno, e poi parte perché stiamo collaborando, quindi ok, la rete è tutti Fab Lab, però magari stiamo collaborando anche con un'università, con un produttore che qui ci può dare dei componenti, eccetera, eccetera. Sotto poi c'è revenue streams, il contratto, quello significa come praticamente facciamo girare i soldi per mantenere tutto questo. Però magari quello rimaniamo adesso con. Venite lì quando abbiamo l'immagine. La cosa interessante è che anche questo modello, non il libro, è stato sviluppato, ma il modello che se lo vedete sotto Creative Commons. In realtà, cioè, questo lo vedete magari da vicino, è molto semplice per capire un po' come svilupparlo. E secondo me è anche un modo per poter avere già più chiaro come possa essere messo in piedi, piuttosto di dire sì, ok, prendiamo queste 3 o 4 macchine, e abbiamo questo spazio, ma capire da dove farlo funzionare. Ti passo la parola. Grazie di questa introduzione completa e di aver risposto alle domande delle persone. Adesso volevo invitare Enrico Bassi a venire sul palco, perché lui è quello che in questi mesi ha coordinato, guidato il Fab Lab, per cui se questo spazio qui ha avuto il successo che ha avuto, è il merito anche di Enrico che l'ha in qualche maniera la guidata. L'applauso è rimasto. Quindi ti lascio, tu dai una piccola presentazione su cosa è successo qui in questi mesi. Grazie. Buongiorno a tutti. Ho tolto il microfono, mi sento il presidente di qualcosa che parla. Ok, io quello che vorrei fare adesso, molto brevemente, è raccontare quello che è successo nell'arco di questo periodo. Non che le persone qui presenti non lo sappiano, la maggior parte di voi io li ho incontrati e conosciuti nelle varie cose che abbiamo fatto, quindi di sicuro qualcosa già sapete. Però magari non tutto. Anche perché tutto ho fatto fatica io a ricordarmi cosa abbiamo fatto, sono stati mesi folli e bellissimi. Questo non solo grazie a me, anzi io ho fatto ben poco in proporzione a quello che è stato fatto in generale, però ho avuto attorno una serie di persone che non posso non ringraziare, ma non faccio i nomi perché sicuramente la mia memoria mi tradirebbe. Però essere all'interno di questo spazio è stata una fortuna immensa, perché se uno vuole incontrare le persone proprio, quindi l'utente finale, di qua è passato di tutto, dai bambini di 5 anni alle nonne di 90, e ognuno raccontava un pezzo di vita o una necessità a cui io non sarei mai arrivato. Quindi grazie a tutti, prima di tutto, e dell'entusiasmo, perché una cosa che ho notato intorno a questo progetto è l'entusiasmo delle persone che ci hanno chiamato tantissimo. Detto questo, bastate buoni, partiamo. Ok, che cos'è un Fab Lab? Non sto più a spiegarvelo io dopo la lezione di Massimo, che ho subito con grande interesse, anzi c'è un po' di cose da chiederti poi in privato. Le macchine che abbiamo qua, sostanzialmente poi le vedete anche in azione, comunque c'è un laser, la stampante 3D, un controllo numerico a 3 assi, la MakerBot. In realtà ne abbiamo anche altre che non si citano, che sono le più utili a volte, quindi sieghe, trapani, saldatori, martelli. All'inizio c'era il paradosso che avevamo un fantastico taglio laser, ma avevamo un paio di forbici, quindi dovevamo tagliare tutto col laser, è stato un momento molto difficile. Le attività che abbiamo fatto le abbiamo strutturate per cercare di raggiungere gli utenti. Molto ridere per guardare lo schermo, posso girarmi? Si sente lo stesso. Okay. Quindi, Open Lab, nei momenti in cui le persone potevano venire, raccontarci le loro follie, noi cercavamo di concretizzarle. Abbiamo stampato
scala di una casa disegnata da una ragazza di 15 anni, abbiamo fatto veramente le cose più impensabili. Le lectures sono state poche per due motivi, noi siamo persone molto, molto pratiche. Sì, grazie. Si sente? Perfetto. Appunto le lecture sono state di meno per una questione, uno, che noi siamo gente che fa, quindi la gestione degli eventi, soprattutto se formali, c'è sempre risultato un pochino ostica. E poi appunto questo aspetto pratico è quello che ci consentiva di spiegare facendo. Quando io racconto che cos'è la maker, che cos'è la digital fabrication, generalmente mi guardano un po' strano, poi glielo faccio vedere e dicono ah, funziona così. Quindi fare è un modo molto efficace per spiegare. Eventi invece ci siamo infilati in qualsiasi cosa è successa a Torino negli ultimi 6 mesi. Uno, perché quando racconti e fai capire che cosa fai, poi la gente è curiosissima. E quindi addirittura adesso, che è l'ultimo mese, siamo veramente sommersi di cose e tutte fantastiche secondo me. Abbiamo dovuto dire di no ad alcune cose, quindi che non riuscivamo proprio a farlo. Quindi con rammarico abbiamo fatto così. I corsi è spiegare banalmente i mondi, almeno i principali, dietro la digital fabrication. E in collaborazione abbiamo avuto modo di lavorare con enti anche di un certo pregio, a cui non pensavo che saremmo arrivati così rapidamente. Appunto, i corsi, i due corsi principali sono stati Processing, questo, e successivo, quello di Arduino. Questo perché io, prima di arrivare qua, da designer ero perfettamente ignorante di programmazione e di elettronica. Continuo ad esserlo, non ho la pretesa di dire che ti ho scoperto. Però la cosa che ho capito è che è meno irraggiungibile di quanto pensassi. Quindi davanti all'elettronica uno la guarda un po' come quella cosa misteriosa che dici, oh vabbè, meglio la butto via, se attaccando il cavo non funziona sarà da cambiare. Con mio padre ho litigato perché non riusciva a programmare il DVD e voleva cambiarlo. Dice, no, fermati, cioè, ci sarà un modo di farlo funzionare. Quindi i corsi, l'alfabetizzazione di base sull'elettronica e sulla programmazione serve, secondo noi, dal motivo per cui l'abbiamo fatto, anche per aprire questo mondo dell'elettronica a chi magari di elettronica vuole sapere solo la base per poi giocarci, che è poi quello che faccio io. Infatti era molto interessante quello che diceva Massimo prima su SparkFun, piuttosto che Arduino, piuttosto che questi mondi di vendita di componenti elettronici, che uno dice come mai sta crescendo così tanto? Perché 10 anni fa erano pochi quelli che ci lavoravano e lo facevano per lavoro, adesso è diventato un diletto di tanti e quindi è un mondo che si sta aprendo e noi cerchiamo di spingere in questa direzione proprio perché è alla portata di tutti. Workshop ne abbiamo fatti di diversa natura, ve ne riporto alcuni, uno appunto legato all'elettronica, quindi una stampante che non funziona più, tutte rigorosamente non funzionanti, prese smontate e dentro ci trovi la qualsiasi, non te lo aspettavi, quindi dai componenti che poi abbiamo riciclato nei modi più assurdi, ingranaggi, viti, barre rettificate, trasformatori e quant'altro, quindi pezzi singoli, a componenti utilizzati invece per altri progetti, quindi motori passo passo, encoder, tutto quel mondo che appunto magari se uno non ha mai ragionato di elettronica gli suona strano, ma in realtà è molto più semplice di quanto sembra. Il redesign è l'altro grande mondo, questa è stata una giornata da un lato molto divertente perché ha portato a progettare, questo era l'obiettivo, progettare una lampada con materiale di recupero, ha portato a progettare gente che di progettazione non sapeva nulla. E quindi mi ricordo una ragazza che studiava lettere, un'altra che faceva criminologia, cioè mondi che proprio uno dice, vabbè, quindi in realtà si sono divertiti tutti molto, poi il problema è stato concludere, perché i tempi stretti e ovviamente l'assenza di competenze ci hanno fatto capire che i progetti, quando fatti dagli utenti, devono essere seguiti molto.
Questa è stata una delle prime cose che abbiamo fatto, per cui volevamo il nostro poco di Pasqua, è stato anche un piccolo test, e questo nostro amico pasticcere ci ha dato una mano a realizzare l'oggetto uovo. È stato molto divertente, questo gentilissimo ha imprecato contro me in prima persona per come gli ho fatto lo stampo dell'uovo, ma vabbè, era parte del gioco, quindi c'è stato. Lectures generalmente le abbiamo tenute con le università, quindi o centri di formazione. Questo è il caso del centro di restauro di Venaria, sono venuti qua con il loro scanner laser a fare gli spacconi con lo scanner laser professionista e a spiegare agli studenti come si scannerizza un oggetto, soprattutto nel mondo dell'arte e del restauro, per poi lavorare sul virtuale e ricostruire le parti mancanti oppure fare ricostruzioni virtuali e così via. Quello che abbiamo fatto noi è stato poi spiegarvi e farvi vedere soprattutto dalla mesh, quindi dalla nuvola di punti che esce da una scansione, che magicamente esce un oggetto. Per quanto l'oggetto fosse semplice, questi hanno detto dai per favore ce lo presti un paio di settimane che lo faccio vedere, non è più tornato ovviamente. La logica è proprio questa qua, cioè è un oggetto talmente, è una cosa talmente affascinante, talmente particolare che poi la gente se ne innamora. Questa è un'altra cosa che abbiamo fatto col centro di restauro di Venaria. Ci hanno chiesto di fare gli stampi da una ricostruzione di una fotografia degli anni 30 di quell'ascia che vedete in mano a Andrea. È l'ascia che è stata rimessa durante il restauro al monumento della vittoria di Garibaldi, che c'è sui Murazzi praticamente. La cosa interessante per noi è stata partorire un'ascia alta 1,50 m, 1,20 m e 50 di penna da una macchina che ha un'area di lavoro di 30x30. Quindi è stato un gioco di Tetris non indifferente, tipo 34 ore di lavorazione non stop della macchina, e alla fine con grande orgoglio vi dico che la macchina ha grimpato i cuscinetti e io non ancora vivo, quindi non ho battuto la macchina alla fine del processo. Le due persone che vedete sono a lato qua, Andrea Patrucco, e l'altro è Marco Dendenbauer, se mi ricordo bene il cognome. Lui è il restauratore che ha fatto la colata di resina, quindi ha fatto l'oggetto fisicamente. Andrea è un ragazzo che oggi purtroppo non c'è, faceva il turno di notte, ha detto che non era sicuro se veniva, lo capisco. Che io ho chiamato venerdì sera e ho detto senti Andrea, io lunedì devo consegnare un'ascia di 1 metro, che faccio? Nel senso, ce l'ha detto adesso che mi serve, cioè i file poco di più, con l'altra macchina non funziona, e lui mi fa domani sabato mattina ti carico sulla moto, andiamo a comprare il materiale, ti spiego come si fa e poi se vuoi te l'ho preso io. Ho detto no, questo cioè l'aiuto tutto, ma l'ascia uscirà dal Fab Lab con la nostra fresa e se quello non si barra, e così è stato. Abbiamo portato un pannello, diciamo una quindicina di chili di medium density, fatto a tocchetti di 30x30 in moto, in due, con gli zai infilati ovunque con i pannelli, ma ce l'abbiamo fatta e lui l'ha fatta di sabato. È successo più di una volta a me di trovare gente che quando gli chiedevo mi dicevano sì, figurati, c'ho la notte, io per lavorare su queste cose lo faccio volentieri. E questa è passione. Beh, abbiamo avuto l'onore proprio in apertura di avere Zach Smith a presentare la MakerBot, infatti la nostra MakerBot è autografata, altro grande onore, e il profilo che usiamo per stampare l'ha fatto lui, quindi più di così non so cosa si possa volere. Zach è venuto qua e io ero proprio agli inizi, cioè era non so, una settimana dopo, due settimane dopo che avevamo aperto a regime, e ha detto un sacco di cose geniali secondo me, ora che non sto a ripetermi, però per non annoiarvi, però è stato veramente capire che questo mondo della digital communication ha aperto delle porte che prima erano considerate proibitive. L'unico esempio che voglio riportarvi è quello del fischietto che usa anche Grillo nei suoi spettacoli. E lui ha detto che dopo i settaggi della macchina gli serviva un oggetto da stampare e sul loro sito un ragazzo di Berlino aveva appena caricato il file del fischietto. Loro hanno scaricato il file e se lo sono stampati.
finito il fischietto, lui la deduzione o l'intuizione che ha avuto è che era la prima volta nella storia dell'umanità che una persona teneva in mano e usava un oggetto che era stato pensato 45 minuti prima dall'altra parte dell'oceano. Cioè non esiste industria che faccia le cose con questa velocità, non esiste, ma in nessun modo. L'industria ha dei tempi, time to market, dei tempi per arrivare al mercato, in base al prodotto ovviamente cambiano, però di mesi se non anni. E questa è una lentezza che penalizza molto l'industria insieme a tante altre cose. Ok, abbiamo avuto un'invasione semi-pacifica di architetti, nel senso che non li abbiamo mai contati per non rimanere scioccati dal numero, ma secondo me erano qualche milione che sono venuti qua e gli hanno spiegato appunto come lavorare con le macchine digitali, come prodursi i progetti, quindi sviluppare anche i loro prototipi, i modelli dei corsi ovviamente. La cosa molto bella che ho visto, a parte della battuta sull'invasione, in realtà è stato molto piacevole venire qua. La cosa che ho notato, che mi ha fatto molto piacere, è che tanti di loro poi, che ne so, tornavano la sera a aiutare i compagni perché ormai avevano capito come funzionava la laser, piuttosto che sono tornati a fare i corsi di Arduino. Quindi in realtà una volta appunto aperta la porta di questo magico mondo, tanti tornano. Questa è un'altra presentazione che ho fatto al Politecnico Milano, di cui l'unica cosa interessante, cioè l'unico motivo per cui ve la racconto, è che è stato molto molto divertente andare a parlare ai designer della Digital Fabrication. Cioè è come andare da un samurai e dirgli che hanno inventato le armi da fuoco, no? Cioè gli sconvolgi le basi del suo mondo. E quindi vedere gli occhi sgranati di questi che sono 4 anni che si fanno un culo sulla progettazione industriale e capire che magari dopo domani questa cosa qua non necessariamente è così. La cosa buona è che non se ne sono andati disperati, ma si sono fermati a fare domande, quindi l'hanno presa bene. Un paio si erano nel bagno che cercavano di soffocarsi con... Questa è una delle conferenze di cui vi parlavo prima, delle lectures, diciamo, informali, in cui abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere qua Juan Carlos De Martin, quindi un docente del Politecnico, che è stato poi il Creative Commons in Italia, quindi, e sentire la sua opinione, e soprattutto sentire che la sua opinione non è ancora formata, è stata una cosa interessante, sul fatto che anche gli oggetti possano essere sotto Creative Commons. Quindi Creative Commons che nasce per legalizzare lo scambio libero, ecco, di contenuti, immagini, testi e quant'altro, e scoprire e poi ti riguarda che poi oltre alle fotografie ci sono anche i progetti, e quindi quando io posso produrre un prodotto, dove finisce o come mi protegge o come può intervenire, e sentire da lui questo è un mondo aperto, quindi uno che c'è da lavorarci e due la curiosità sua di intervenire su questa cosa. Le altre due figure che vedete sono Vittorio Bertola o Bertona, che non mi ricordo bene come si pronuncia, e Foscanomis, quindi due figure, due politici, tra virgolette, però forse è più bello definirli amministratori, che qui sul territorio di Torino hanno lavorato in modi molto diversi, ma sempre con un intento comune che è appunto quello dello sviluppo dell'innovazione e del digitale. Uno degli ultimi workshop che abbiamo avuto, e quindi delle lectures fatte all'inizio, è stato con BuildSmart, ovvero una summer school interna a un master in cui c'erano metà studenti americani di un college di architettura vicino a New York e metà italiani, che sono venuti qua e in un paio di settimane dovevano produrre un modello funzionante di un'architettura intelligente. Questo era, diciamo, l'obiettivo. Quindi il nostro buon Lorenzo gli ha fatto una lezione in inglese di introduzione all'Arduino e la metà dei progetti, probabilmente. Però è stato molto bello vedere queste persone, cioè il classico architetto, un po' astratto,
impianto molto creativo, che poi lo trovi col saldatore in mano, oppure che si diverte a attaccare tutti i LED e fare questa fila di LED infinita, o che gioca con i sensori. E quindi vederlo dalla formalità impegnativa un po' aulica a poi diventare veramente un operaio. Alcuni dei progetti che hanno fatto, ve ne riporto tre, giusto questo qua, era appunto l'albero di LED, con questo ragazzo che cercava di, il suo obiettivo era attaccare il maggior numero di LED possibili, e quindi costruiva cose sempre più grandi, poi per farli lampeggiare a velocità diverse, cioè non sapeva ancora cosa farsene, però si divertiva tantissimo. In cima c'è una struttura che immaginate di un tetto fatto da questi elementi che si orientano in base alla direzione del sole sulla, ovviamente in relazione alla mia volontà di avere luce naturale, luce, cioè luce diretta, luce indiretta in base anche alla temperatura. E l'ultimo è una serie di moduli idroponici tutti tagliati con laser in cui poi l'acqua veniva fatta ricircolare da uno all'altro e l'illuminazione all'interno, quando la luce scendeva sotto una certa soglia, si accendevano i LED blu e rossi, che sono quelli utilizzati per l'idroponica. Quindi progetti anche seri, cioè nel senso impegnativi. Uno degli eventi a cui abbiamo partecipato è stato il Open Lab quest'anno, in cui il nostro obiettivo era sostanzialmente dimostrare alle persone che potevano costruirsi un oggetto partendo in una filiera digitale, quindi appunto completamente virtuale, senza mettere mano al computer. È stata un po' una sfida, tra virgolette, però molto divertente. E l'oggetto fatto lo intravedete qua, ma poi ce lo diamo di là, chiunque voglia provarlo può provarlo, è un tornio digitale. C'è un oggetto di legno realizzato da 4 di questi dischi collassabili, quindi dischi che io schiaccio al largo. Quando schiaccio al largo cambia il valore di un potenziometro, Arduino spiega a Blender di cambiare il diametro di questo vaso, e io posso modellare fisicamente una serie di forme asimmetriche, quindi vasetti, bicchierini e simili, toccando un pezzo di legno. Questa cosa qua con i bambini li ha fatti impazzire. Infatti la seconda cosa che abbiamo riproposto è la nota dei ricercatori, in cui il primo progetto che abbiamo stampato era per un bambino di 8 anni che è rimasto lì a aspettare tutto il tempo dalla stampa, e intanto che aspettava ascoltava noi che spiegavamo agli altri che cos'era, eccetera, cioè come funzionava il processo, le tecnologie, e gli ultimi 2 o 3 visitatori era lui che spiegava come funzionava. Quindi ho assistito a una scena bellissima in cui un signore di una settantina di anni circa, dopo 20 minuti di spiegazione, cercava di defilarsi, un bambino che lo inseguiva. No, aspetta, non ti ho ancora spiegato questo. Allora, quindi ho dovuto spiegare che stai qua, non esagerare, se no... Ok, eventi, abbiamo fatto appunto cose con partecipazioni diverse. Un esempio divertente è stato per il Bike Pride e per il Made Bike Pride, che è quello successivo, in cui abbiamo fatto delle targhette no oil nella nostra logica di riciclo, partendo da degli chassis di plastica, e quindi tagliando dei pezzi di plastica, delle stampanti e così via. Abbiamo fatto le targhette no oil, ne avevamo fatte non tantissime, una trentina. Arriviamo la mattina dopo e le signore delle pulizie, non avendo la nostra logica sul concetto di recupero dello scarto, hanno detto: ma guarda, ste disgraziati che mi lasciano in giro tutti i pezzi rotti, hanno preso e buttato via tutto. Quindi le abbiamo rifatte partendo da altri scarti, poi le abbiamo chiuse in una scatola e protette da ogni attentato. L'ultimo evento di 2 giorni fa, siamo stati alla conference a raccontare che il Fab Lab, essendo un posto in cui puoi produrre pochi pezzi e su misura, può tornare molto utile per chi fa cinema do it yourself, piuttosto che attrezzature per la fotografia, piuttosto che interfacce fisiche, quindi physical computing per chi fa 3D o animazione. Abbiamo dato tanti esempi, tanti esempi di cui vi faccio vedere dopo, perché ho spostato la slide del progetto. L'ultima categoria che abbiamo sperimentato solo una volta è il concorso di idee. Vi spiego perché, su questo ci tengo un secondo a fare una parentesi.
Allora, il concorso di idee, il concetto è semplice, no? Spariamo una serie di proposte a un'azienda, l'azienda si prende quelle che gli interessano, semplicissimo. Perché abbiamo deciso di fare questa cosa? Allora, si parlava prima che in Italia è difficile far partire il Fab Lab, è stato il primo, siamo riusciti, grazie anche alla presenza dell'istituzione che quindi ha supportato, siamo riusciti a spiegarlo alle persone perché di qua passavano per i fatti loro e noi li intercettavamo. L'Italia è un contesto un po' strano, io non voglio farvi lezioni teoriche perché non sono un teorico, io sono un operaio di quel posto là. Se volete vi spiego come funziona il laser, ma non vi faccio discorsi di macroeconomia. Però quello che ho notato è che in Italia c'è un mondo vastissimo della piccola e media impresa che ha un rapporto con il design e con la progettazione un po' strano. Sostanzialmente non lo conoscono, provano una volta, se quella volta gli va bene e trovano la persona giusta, vanno avanti sempre con la stessa persona, perché non si fidano a cambiare. Se quella volta trovano il cialtrone o quello che cerca di imbrogliarli o spillargli i soldi, fanno un tentativo e poi smettono. Quindi questo deriva dal fatto che per una piccola e media impresa, spesso a carattere molto pratico, spesso non c'è una visione su cose di ampio respiro e così via, spiegargli che devono fare un investimento prima sul designer, poi sullo stampista, cioè poi sull'ingegnere, poi sullo stampista diventa complesso e anche oneroso per loro proprio una volta e poi basta. Quello che abbiamo cercato di fare qua è stato implodere il processo. Quindi vieni qua, facciamo un concorso di idee, ti scegli le idee alla fine del secondo giorno, quindi due weekend scarso. Quell'idea lì io ti faccio i master per fare gli stampi, poi tu vai dal tuo stampista di fiducia e ti fai gli stampi che ti servono. Questo percorso qua, considerando la presenza di tutti i vari intoppi e altri eventi, l'abbiamo fatto in un paio di settimane circa. Il master, cioè lo stampo in gomma siliconica, sta polimerizzando di là, se volete vederlo poi. Appunto, ragazzi di architettura che venivano a fare i vari progetti, vi ho riportato alcuni esempi, di questi ce ne sono milioni, come vi dicevo prima. Quello che vedete là in cima è il prototipo appunto della tavoletta. La cosa carina è che questa azienda produce cioccolato e il progetto, e tra i cioccolati che producono ce n'è uno particolare con antiossidanti per il benessere, eccetera. Il progetto è stato, sì d'accordo, il cioccolato con gli antiossidanti fa bene, però se tu ti abbuffi di cioccolato con gli antiossidanti non fa bene uguale, quindi ti spiego visivamente che la quantità di cioccolato che ti dà gli antiossidanti per la giornata è consumata da camminare un chilometro e quindi indurre delle buone abitudini, questa era l'idea. Come vi dicevo, noi abbiamo fatto tanto ma in proporzione poco, quello che è stata la gente che è girata attorno al Fabio per fare la differenza, e una delle persone è Franco, che è là in fondo che si nasconde. Franco è una persona che ti fa un circuito con tutte le indicazioni precisissimo e poi ti dice sì scusa, l'ho fatto un po' di fretta, un po' impreciso, magari non si capisce bene, e hai una documentazione di 18 pagine con tutti i cavettini indicati, precisissimo, fantastico. E di passione personale sua e con un minimo, ma veramente minimo supporto nostro, abbiamo costruito e stiamo testando adesso, quindi anche questa è una di quelle cose che potete vedere, uno scanner laser, quindi dal reale al virtuale. Questo qua lo attacchi alla stampante 3D e hai fatto la fotocopiatrice 3D. Questo però è il prossimo passo. Un altro progetto molto carino sono questi oggettini che vedete qua di fianco, sono dei portatovaglioli. È un esempio che io racconto spesso perché questi portatovaglioli sono la bomboniera di nozze di quel tizio là con la maglietta rossa e sua moglie ormai. Loro hanno deciso di farsi le bomboniere su misura, sono venuti da noi, abbiamo fatto il progetto, il prototipo, il master, gli stampi, fatto vedere come si fa una colata di resina, e poi questi qua, un mese dal matrimonio, tutte le sere, hanno fatto colate di resina per fare i portatovaglioli. Se non è amore questo, io non lo so.
te che quando ha raccontato questa cosa a Milano, la docente che teneva il corso ha detto, mi fa, guarda, assolutamente così, io quando mi sono sposata le nostre bomboniere erano dei quattro tovaglioli comprati dai cinesi, abbiamo divorziato 10 anni dopo. Ok, i progetti che vi dicevo, questi li abbiamo portati al, appunto, alla View Conference, sono due esempi di attrezzatura do it yourself, uno spallaccio e una steadicam per macchina fotografica o videocamera di piccola dimensione. La cosa bella è che siamo arrivati alla View Conference e c'era Gianluca, quello che ci ha invitato, e ci ha fatto una serie di critiche costruttive sui progetti, e infatti ci ha spiegato un sacco di cose che io da profano non sapevo. Mi ha detto, guarda, questo è il processo esatto, cioè io so come fartelo, però se tu non mi dici perché il bilanciere è costruito così, io lo faccio come mi sembra più sensato e poi lo faccio che non funziona. Quindi lui ha detto, va bene, non c'è nessun problema, ci rivediamo e lo sistemiamo questa cosa. Poi gli Open Lab, qua è quell'universo che vi dicevo, di persone che sono venute e hanno creato di tutto, per cui vi riporto solo alcuni esempi. Mi torni dietro un secondo, ok, in cima c'è un scultore digitale che si è fatto, lui fa queste sculture molto rigide, molto spicolose, e è venuto a stamparsi da noi. Volevamo anche fare le colate, ma non sapevamo come fare, forse abbiamo trovato il modo. Il vero problema è costruire un crogiolo all'interno della mostra, ma ci stiamo attrezzando. Faremo di notte, mentre nessuno... sto scherzando. Ok, qui c'è bene o male di tutto, dalle borse ai pezzi per un barchino, le stampe, c'è veramente di tutto. Questo è un mondo curioso che non sto ad allungarmi, se volete i progetti trovate sul sito. Novembre. Che cosa mangi? Sono 20 giorni alla fine della mostra, vuoi riposarti un attimo? No, ci mancherebbe, cioè sarebbe una cosa da folli. Quindi, tra l'altro ne manca uno, il primo appuntamento è qua il 3, quindi mercoledì, con Touchere, abbiamo fatto delle infosculture con due hacker artisti romani, che hanno monitorato come si sono mossi i flussi di informazioni a Roma durante il 15 di ottobre e a Torino su un periodo più ampio, e ne stiamo costruendo laserando in questo, cioè il rumore di fondo dell'aspiratore della laser, una scultura in plexiglass che visualizza appunto questi flussi. Saremo a Opere con un workshop che è uno spettacolo, ma non vi dico nulla, quindi i nostri riferimenti sono là in fondo che schignazzano. Quindi se passate di là e vedete chitarre, giocattoli e cose così, non abbiamo figli, ma il workshop di Opere spiega perché quella roba lì è lì. Paratissima sarà la visualizzazione al pubblico di ciò che verrà partorito durante il workshop. Saremo anche a fare un meeting con uno speech e un workshop. E infine verrà il secondo anno di disegno industriale di Torino a vedere questo spazio, gli faremo anche lì una bella introduzione su come il mondo del lavoro gli sta cambiando sotto i piedi. Io direi grazie a tutti, spero di non avervi stordito. Bene, ok, grazie. E in realtà volevamo lasciare 5-10 minuti se ci sono delle domande in generale su Fab Lab, un po' su quello che ha fatto, su quello che ha presentato Enrico, un po' le cose che abbiamo fatto. E poi dopo di questo, nel senso, ci si può muovere verso il pranzo, nel senso che facciamo una pausa. Lì c'è lo spazio proprio per il business plan, se qualcuno vuole contribuire. Poi nel pomeriggio in realtà la cosa sarà organizzata meno su questo modello qui, l'idea è che chi si ferma e vuole chiacchierare con noi, discutiamo un po' di che cosa si può fare partendo da quello che è stato fatto qui. Se qualcuno ha delle domande, noi tutti siamo qua. Ah. Poi tu. Grazie, ciao. Tu
prima hai parlato di investimenti delle aziende sui designer. Beh, io la cosa che generalmente non mancano sono le idee, poi le idee devi confrontare con il mercato, devi spiegare a un amministratore delegato che magari c'ha la moglie che si sente creativa e lì è meglio se cambia azienda. C'è una serie di intoppi che possono succedere in questa tipologia. Ogni volta che io ho un'idea e ne parlo a cena, c'è mio padre che fa no, brevettala, no, cioè non necessariamente, nel senso, perché lui ha il mito di quello che ha fatto il fustino del DAS quadrato e è diventato ricco facendo il fustino del DAS, però prima di tutto se vuoi diventare ricco io ti consiglio di cambiare lavoro, da designer difficilmente succederà. Fatta questa premessa, c'è una logica che è appunto quella di produrre per un'azienda, c'è una logica che è quella che raccontando a Massimo con i limiti che ha esposto e su cui sono d'accordo, che tu da designer hai un mercato globale, se il tuo prodotto è valido, e quindi la vera domanda è il tuo prodotto o la tua idea valida? Se questo è, sicuramente Kickstarter è un esempio, ci sono dei prodotti finanziati al 1600% della richiesta iniziale, ci sono stati dei casi di successo, poi ci sono anche fallimenti come in tutte le cose. E si stanno aprendo una serie di mercati digitali e quindi virtuali, perché produrre 5 pezzi non è un problema. Allora non avrai le royalties di 3 prodotti che ti fanno vivere di rendita, magari avrai, forse è sbagliato anche definire le royalties, avrai il pagamento di 86 progetti che ti fanno vivere normalmente, puoi fare design. Poi, sulla questione dei diritti d'autore si apre un mondo veramente complicato che poi dipende anche da paese a paese. Intanto si parla di software o contenuti, che nessun problema, con Creative Commons si fa quello che si vuole. Poi dipende dal design, perché non è che puoi brevettare tutto quello che è design. Le componenti sì, poi ci sono protezioni, in alcuni paesi, gli Stati Uniti ti proteggono anche la forma della bottiglia della Coca-Cola perché ti richiamano il brand della Coca-Cola, quindi anche Absolut. Quindi c'è mille tipi di protezioni che è anche difficile da capire. Però se vedi il caso di Freedom of Creation ti fa capire che sta diventando sempre una... insomma, non è dove ci sia il valore, il design, no? Quello che in termini tecnici serve commodity, cioè come le viti. Cioè se tu prendi la vite da un produttore a un altro, uguale, tanto è la stessa vite, cambia poco, cambia magari costa meno. E piano piano sta diventando un po' anche quello sul design. Io normalmente lo dico con una battuta, tipo, sapevo che in design in realtà vuoi farti gli amici, non è che vuoi fare... Però in realtà per capire che quello che ti serve, l'apertura, è per interagire direttamente con le persone, quindi magari con Kickstarter, se sai che serve per capire, ok, questo cinturino per le condanne serve o no? Sì, cavolo, questo serve. E quindi è più buttarsi su quello e poi magari vendere altri servizi che sono formazione o supporto. I soldi ora stanno non nel fare il singolo progetto, ma nel facilitare più persone a fare progetti. Mi collego a una cosa che hai detto adesso al volo. Tu dicevi prima, sì, hai parlato delle aziende, capisco il beneficio per l'azienda, ma qual è il beneficio per il design? Il designer secondo me deve fare 3 cose che si riassumono in essere umile, cioè tanti designer puntano ad avere il nome, perché se hai il nome puoi venderti, questo è stato un caso, puoi venderti il progetto a qualcun altro per un prezzo più alto sostanzialmente, e quindi tanti si sforzano di arrivare all'azienda giusta e produrre per quelli, così mai posso dire per tutti che ho prodotto per Cassina o per Alessi. Ok, questo è un tipo di design, però il design nasce da un atto di umiltà degli architetti. Cioè il design italiano nasce negli anni 60 quando gli architetti non avevano lavoro come architetti, allora progettavano per l'industria ed era un po' abbassarsi, no? Cioè il grande architetto che fa la sedia, insomma un po'. In realtà poi quella è diventata cultura e si è sviluppato un mondo. Allora ad oggi siamo in una transizione di questo tipo, secondo me. Quindi il designer adesso sembra che debba progettare appunto solo per i grandi brand, in realtà magari la collaborazione con l'artigiano o la collaborazione con la piccola impresa o il progetto online o queste cose qua è un mondo
che Trump vi offre la stessa libertà che gli offrivano le aziende negli anni 60 e che ora non gli offrono più. Tu, per me la Tizio è stata 5 anni quando è uscita vendendo niente, solo che c'era un'azienda dietro che ci credeva e pian piano il mercato e gli utenti hanno capito che quella era una cosa geniale e adesso è la lampada più venduta e imitata al mondo. Però se succedeva oggi una cosa così, dopo i primi 3 mesi di vendite basse, non li finiva in un cassetto e da lì non usciva più. Quindi questa è una delle trasformazioni e delle azioni di umiltà che un designer deve fare. La seconda cosa è la progettazione parametrica, di cui io so pochissimo, ci sto approcciando adesso, ma il concetto è: io designer accetto che l'utente intervenga sul mio prodotto. Questa cosa qua un designer, ma scherzi, la sacralità della mia creazione, no? Non è così, perché tu, io ho visto cose oscene uscire da lui per là, cose che io non mi metterei mai in casa, però se piace a lui, perché io devo non farglielo, e quindi gli do la possibilità e divento quello che gli spiega come progettare. Quindi mi tolgo un po' dal piedistallo, scendo e do una mano agli altri a fare l'azione di progettazione che loro possono fare perché sanno esattamente cosa vogliono. Quindi è un mondo che si sta un po' trasformando, però può essere anche una trasformazione positiva. Altra domanda? Bene, direi che ci prendiamo una pausa di un'oretta per mangiare, no? O per chiacchierare, poi ci chiede solo questo. Da 1:30 in poi noi siamo di nuovo qui e se vogliamo continuare. Sì, comunque se qualcuno ha delle esperienze di cui vuole parlare, più tardi possiamo, cioè basta che scrive un post-it, lo mette sulla parete. E diamo spazio comunque per